Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione del TG 2000. Buon giovedì da parte di tutta la redazione del TG. Si è conclusa dunque la missione a Washington del cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Come informa una nota della Santa Sede, Zuppi ha consegnato al presidente statunitense una lettera personale di Papa Francesco nella quale si esprime tutto il dolore del pontefice per la sofferenza causata dalla guerra. La Russia ha lanciato un attacco su Mykolaiv e Odessa, ferendo almeno 20 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Esplosioni anche a Kiev, Zaporizhzhia e Kharkiv. Mosca rende noto che tutte le navi che navigano nel Mar Nero verso i porti ucraini saranno considerate potenziali vettore di cariche militari e i paesi di bandiera saranno considerati coinvolti nel conflitto come alleati di Kiev. È atteso per oggi in Italia Patrick Zaki, il ricercatore ha ricevuto ieri la grazia dal presidente Al-Sisi e solo martedì era stato condannato a 3 anni di reclusione dopo aver già scontato 22 mesi di carcere. La premier Meloni ringrazia il presidente egiziano per questo gesto importante. Da Roma un contributo decisivo, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Alta tensione a Baghdad, dove alcuni manifestanti vicino al leader religioso Muqtada Sadr hanno incendiato la sede dell'ambasciata svedese alla vigilia del nuovo evento organizzato in Svezia, dove gli organizzatori hanno promesso di incendiare una nuova copia del Corano. La polizia, in tenuta antisommossa, ha disperso la folla con idranti e manganelli elettrici. Il governo iracheno ha condannato con massima fermezza l'episodio. Sulla riforma della giustizia del ministro Nordio è arrivato il sì del Presidente della Repubblica che ha autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge. Il testo presenta modifiche al codice penale, tra cui l'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Il testo era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno e l'esame del disegno di legge partirà dal Senato. Il ministro dello sport Andrea Bodi, ma anche il sottosegretario Andrea Del Mastro e la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo hanno partecipato alla fiaccolata ieri sera per ricordare Paolo Borsellino. È la 27esima edizione dell'appuntamento organizzato dai movimenti di destra Forum 19 luglio e da Comunità 92. Presente anche il sindaco Roberto Lagalla ad aprire il corteo, uno striscione con la scritta il 41 bis non si tocca. Dovrebbe attenuarsi leggermente l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia, che non molla ancora la presa, ma oggi a fronte delle 23 città in bollino rosso di ieri saranno solo 18, ma le temperature sfioreranno sempre i 40 gradi. È quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Maltempo invece in Veneto, con temporali e grandine, chicchi grandi come palle da tennis, si sono visti nelle province di Treviso e Padova, dove hanno provocato danni ad abitazioni, automobili e coltivazioni. Firmato lo stato di emergenza regionale dal presidente Zaia, su tutta la regione emessa dalla Protezione Civile un'allerta gialla per criticità idrogeologica. Un vigile del fuoco di 55 anni è morto nell'incidente stradale avvenuto sulla provinciale 222 in provincia di Torino. Insieme ai suoi colleghi erano in 5 a bordo del mezzo, tutti del distaccamento di Ivrea. Stavano andando a Castelmonte dopo la segnalazione di un piccolo rogo nato dal cortocircuito di un elettrodomestico. Nell'incidente altri 2 pompieri sono rimasti feriti, ma in modo lieve. File riservati sulla cattura di Messina Denaro erano quelli che un carabiniere e un politico di Mazara del Vallo hanno tentato di vendere all'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Per i 2 sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il militare è accusato di accesso abusivo al sistema informatico e violazione del segreto d'ufficio. Il complice di ricettazione Fabrizio Corona, la cui casa milanese è stata perquisita, è invece indagato per ricettazione.
Una chiatta per ospitare i richiedenti asilo è stata approntata ed è arrivata al largo del Dorset in Gran Bretagna, trascinata da un rimorchiatore. Potrà dare alloggio a 500 migranti dopo che il Parlamento di Londra ha approvato una legge in materia, considerata una delle più dure d'Europa in materia di immigrazione. Dovrebbe dissuadere i migranti dal venire nel Regno Unito ed evitare pericolose traversate della Manica. Ma chi arriverà illegalmente non potrà più chiedere asilo. Proteste all'arrivo di questa nave prigione. L'Italia vola alla semifinale della National League di pallavolo a Danzica. Gli azzurri, allenati da Fefe De Giorgi, hanno battuto l'Argentina 3-0. Ora sfideranno gli Stati Uniti per un posto in finale. E l'Italia conquista l'oro nella staffetta 4 per 1,5 km in acque libere ai mondiali di nuoto di Fukuoka in Giappone, protagonista di una grande ultima frazione, Gregorio Paltrinieri, che finalizza il lavoro di Barbara Pozzobon, Ginevra Tadeucci e Domenico Acerenza. È dedicato agli indispensabili il Gifoni Film Festival, che prende il via oggi e si svolgerà fino al 29 di luglio a Gifoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Ad inaugurare la 53esima edizione il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella piazza della Cittadella del Cinema. Ed è tutto allora per questa edizione, la prossima alle ore 12, ora vi lasciamo alla diretta della Santa Messa. Buona giornata e a più tardi.